Perfetto amici, si comincia. Abbiamo scelto Chris e di conseguenza sappiamo già che cosa accadeva. I nostri eroi sono entrati in questa villa e cercheranno in primis Barry, ma in questa versione sappiamo che di Barry proprio non ce ne sarà traccia. Sappiamo benissimo che Chris avrà l'aiuto di Rebecca, mentre Jill scomparirà nel nulla. Abbiamo notato anche che i colori della versione Sega Saturn sono molto più oscuri rispetto alla versione canonica PAL della PlayStation 1. E avete visto anche il giaccone di Chris, la sua tenuta, la sua divisa, che è di un verde molto scuro. Infatti questo colore mi piace molto. Per non parlare anche dei capelli di Wesker, avete visto che non è ossigenato, ma bensì molto più scuro. Sì, direte sicuramente che la grafica non vi piace, questo sono commenti che ho già sentito in passato, strasentito e tutto, non mi interessa. Però, ragazzi, questa avventura qua con Chris avrò intenzione di cercare di fare il più possibile con l'ausilio del coltello, per risparmiare i colpi. A Mr. X, come farei a utilizzare il coltello? Non preoccupatevi, in qualche maniera mi arrangio. Ho fatto apposta a tornare indietro per far parlare Wesker. Però nonostante ciò non risolveremo nulla. E il nostro obiettivo è quello di andare dal corpo di Kenneth, che ormai è stato sbranato dal primo zombie, farlo fuori e reperire possibilmente le cartucce. E noteremo anche la classica scena tagliata della testa di Kenneth. Sempre solita tecnica, ragazzi, basta semplicemente mettersi davanti al corpo di Kenneth per disintegrare lo zombie con il nostro coltello. Cosa che avrete anche notato, gli zombie hanno un verso leggermente diverso rispetto agli altri e chiaramente un colore più scuro. Esaminiamo il cadavere di Kenneth e prendiamo le munizioni che sono di vitale importanza per noi. In questa parte qua, ragazzi, farò un giro diverso rispetto alla versione PlayStation 1, proprio per differenziare tutto il gameplay da quello precedente, perché molti potranno anche dire, ormai li becco già in castagna, ma perché rifai Resident Evil, che palle, così cos'ha? No, se devo rifarlo voglio fare le cose diverse in modo tale da evitare di annoiare l'utente. E qua sappiamo che ormai Wesker è scomparso, sappiamo già benissimo che cosa ha fatto a Jill, quindi non ci resta che purtroppo proseguire l'avventura da soli, fino a che chiaramente non si incontrerà Rebecca. Molti sono abituati a incontrare Rebecca al piano est, dove ci sono la stanza dei farmaci, io invece la incontrerò in un altro luogo. E non è la stanza del pianoforte, perché molti prendono all'inizio con Chris la chiave spada, giustamente che è proprio la direzione più canonica, mentre io farò in modo di trovare la chiave armatura. Forse molti non capiranno il mio giro, ma questo vi sarà presto spiegato. Saliamo adesso di sopra. Però cosa più importante, prima andiamo subito a esaminare il corpo di Forrest. O anche andiamo prima su di qua. E facciamo un giro opposto, ma poi dopo questo giro andiamo a esaminare il corpo di Forrest. Possiamo anche evitare gli zombie, perché è inutile perdere tempo adesso. Questa porta è chiusa, quindi entriamo. Ho aiuto per un pelo. Se non mi è morso vuol dire che questo stava per vomitare. Comunque entriamo qua dentro, nella sala del file delle erbe botaniche, e chiaramente possiamo anche leggerlo. Sì, leggerlo per chi sa il giapponese o per chi effettivamente è giapponese.
Molto bene, usciamo da qui. Sappiamo benissimo che non possiamo ritornarci perché la porta effettivamente è rotta. Attenzione allo zombie qua davanti. Questo qui tanto vale farlo fuori con diversi colpi. Perché questo vomita, quindi abbiamo la fortuna che questo vomita, quindi non ci aggredisce. Anche molto resistente, ho notato. E sblocchiamo anche questa porta. Una volta che è sbloccata, almeno abbiamo il via libera. Molto bene. Scendiamo giù perché è assai importante recuperare anche le sostanze chimiche. Attenzione qua allo zombie perché effettivamente se riusciamo anche a affettarlo nella maniera più... Ah, che cavolo ha vomitato, avete visto? Quelli che vomitano a momenti li trovo più pericolosi rispetto ai classici. Che rompiscatole, oh. Non vuole proprio morire. Boh, per un pelo. Morto. Qui c'è anche una piantina che possiamo poi usufruire quando ci servirà. Entriamo qua dentro perché noteremo che ci sono le sostanze chimiche e possiamo anche sistemare l'inventario a nostro piacimento. Eccole qua. Sì, qua possiamo unire anche tutti i proiettili, per fare un oggetto unico. Ora raccogliamo la piantina che questa effettivamente può tornarci molto utile. Non possiamo andare in quella porta lì grigia perché effettivamente è chiusa e dobbiamo sbloccarla dall'altro lato. Quando magari ci torneremo per metterci il fucile. Molto bene, lo zombie possiamo anche effettivamente ignorarlo perché non ha molto senso adesso farlo fuori. Si rischia soltanto di perdere ulteriore tempo. Al massimo possiamo anche ammazzarli dopo. Boh, per un pelo. Boh, adesso andiamo in questa direzione qua. Adesso sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare qua dentro. È inutile anche che ve lo spieghi perché effettivamente... Se avete seguito i miei gameplay sapete benissimo che prima bisogna ammazzare gli zombie e poi buttare giù la statua per reperire la gemma blu. Ok. Sì, in effetti sono un pochettino resistenti perché... Aiuto, 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 aiuto. In effetti sono un po' resistenti perché io sto appunto utilizzando il pugnale per risparmiare un po' di colpi perché effettivamente serviranno un po' alla fine. Boh, uno è andato. Ecco, è anche andato il suo fratello. Spingiamo adesso la solita statua in modo tale da reperire poi la gemma. E adesso andiamo nella porta. Sì, anche qua c'è una marea di zombie, o le evitate o le ammazzate subito. Fate quello che ritenete più opportuno. Attualmente preferirei evitarli perché proprio non ha senso adesso. Vi consiglio di non entrare nella stanza del siero, perché sennò qua si incontra Rebecca, e io Rebecca voglio incontrarla in un altro luogo. Wow, che fortuna, per fortuna vomitava quello. Niente, ormai così qui li ammazzo perché...
sono troppo attaccati al sedere. Poi per fortuna anche questi tendono a vomitare nella versione Saturn. Non mi ricordo se anche nella versione quella PAL, quella della PlayStation 1, vomitavano questi. So che qua di differenza che gli zombie sono un pochettino più malleabili perché fortunatamente vomitano e c'è più possibilità di attaccarli. Dai, oh, mi sa che è ancora vivo. Beh, infatti. Boh, adesso possiamo andare qua dentro indisturbati, avvelenare le piante, prendere la chiave armatura, o poi se vi interessa possiamo anche fare i misceloni delle piantine. Come voi volete. Molto bene, adesso che abbiamo la chiave armatura possiamo utilizzarla anche per aprire tutte le porte che a noi interessano, tuttora. Sì, perché anche questa porta qui necessita infatti un'apertura da sbloccare. Facciamo il giro di qua che è più comodo. Sì, la gemma la prenderemo dopo perché adesso non ha senso. Faremo questo, tutto questo passaggio qua per guadagnare tempo quando Rebecca suonerà il pianoforte. Che lì ci metterà un po' di tempo, quindi possiamo fare tutto ciò che a noi ci interessa. Faccio vedere inoltre questo filmatino qui, anche se effettivamente direte non serve un cazzo, però io lo faccio vedere ugualmente. Sblocchiamo qua la porta. Benissimo, attenzione qui allo zombie, quindi entriamo qua dentro, oppure possiamo sbloccare le porte anche prima. Che c'è anche da sbloccare effettivamente questa, dove si ottiene praticamente lo stemma del sole, o per un pelo. Ed entriamo qua dentro. Ragazzi, rispetto al gameplay precedente, se entriamo prima qua dentro senza avere la chiave spada e incontrare Rebecca, la incontreremo qua dentro, dove praticamente ci sarà la possibilità di salvare Richard, per modo di dire salvare. Seems to have been bitten by a poisonous snake.
But the size of the wound is abnormally large. It's not just a poisonous snake. It's a monster. Richard, he needs serum. But we left it in another room. Okay, I'll go. Hurry, please. I will. Wait here. I'll be back soon. Molto bene, quindi adesso con Chris dovremo andare a reperire il siero. Vi ricordate che anche con Jill dovevamo fare una roba del genere? Esattamente, funziona questa cosa. E poi dopo cambieranno anche tante altre cose, perché se decidiamo di far morire Richard, allora succederà un evento particolare con Rebecca. Mentre se decidiamo di salvarla, invece, andrà tutto a posto. Però io vi farò vedere tutte le possibilità e tutti i finali che si aggirano in questo gioco qui. Perché nelle versioni precedenti non avevo mai fatto vedere i vari finali, ma soltanto uno, proprio quello migliore di tutti. Questa volta invece farò vedere tutti i finali. Comunque dobbiamo andare nella zona, nella stanza dove ci sono i sieri, reperirne uno e andare a salvare Richard. Diciamo, per modo di dire, bastardo vomitatore schifoso. E vi ricordo che lì è presente anche la chiavetta spada. Eccolo qua il siero. E vi dico anche una cosa, se voi fate per dire morire Richard, il siero lo possiamo anche utilizzare nel caso il serpente ci avveleni. E questa è una cosa veramente molto interessante di questa combinazione di gioco. Però devono passare, se non erro, una ventina di minuti, quindi ce ne vuole di tempo prima che effettivamente Richard muoia, quindi non c'è tutta questa fretta. Inutile che vomiti. Adesso torniamo qua dentro e vediamo di dargli il siero, che molta gente ha notato che fa il giro opposto, quindi automaticamente Richard è già morto e non possiamo ricevere la radio subito, ma bensì la riceveremo verso la fine. Cioè la fine verso la zona del J-Vault. Ecco qua. Almeno qua possiamo lasciare il siero e nonostante ciò lui morirà, perlomeno avremo la radio a nostra disposizione. Richard, are you? Rebecca, it's very dangerous out here. Will you come with me? I'd like to stay here a little bit longer. Okay, Rebecca. Can you use a gun? I'll look for the others. Protect yourself. Chris, be careful, please. Careful, please.
Allora niente, adesso non abbiamo più nulla da fare qua e andiamo avanti a completare un po' in ordine cronologico tutte le cose. Sappiamo benissimo che qua, per esempio, c'è lo stemma del sole, quindi possiamo anche reperirlo senza nessun problema e possiamo anche affettare gli zombie che tendono a ostacolare il nostro cammino. Sì, forse questa è l'unica cosa che effettivamente fa perdere un po' di tempo, però il risparmio delle munizioni con Chris è la mia priorità. Boh, solito gioco del gas, facciamo molta attenzione, avete visto i colori come sono molto più scuri e il giubbetto di Chris come tende a cambiare in base alle zone, avete visto che bello? Adesso che ben... No, c'è ancora un pezzettino fuori. Ok, questo dovrebbe essere a posto. Tac. A posto. Ci sono altre porte da aprire, che è una qua dove possiamo reperire anche l'accendino, perché quello è fondamentale. Possiamo anche utilizzare una piantina, visto che un po' di zombie ci hanno letteralmente vomitato addosso. Anche questo. Maledetti vomitevoli. Ancora. Oggi è uno schifo unico. Là ce n'è ancora uno però. Ok, entriamo dentro. A differenza di Jill, se non ricordo male, appena ci si entrava, sì, qua dentro, se ne beccava uno. Infatti, mentre con Jill non c'era. Gli abbiamo anche affettato il braccio, quindi a maggior ragione abbastanza indebolito. Forse ancora un colpo. Esatto, morto. Dovrebbero esserci, esatto, qua una piantina nascosta che possiamo immediatamente miscelare, poi dopo dietro dovrebbero esserci delle munizioni che fanno al caso nostro. Mi sembra che c'erano o colpi del fucile o della pistola, non mi ricordo effettivamente. Allora, intanto prendiamo l'accendino e poi scopriremo il da farsi. Benissimo. Colpi del fucile. No, non li ho presi, ho sbagliato. Cioè, non è che non li ho presi volutamente. Mi sembra che c'erano altri colpi del fucile nell'altra stanza. Se dovessero esserci, torno indietro e li riprendo. Ok. Intanto adesso svuotiamo l'acqua dell'acquario. Benissimo, spingiamo. Spingiamo anche qui, c'è anche un file da reperire, da leggere. Perfetto. Boh, buona lettura. Adesso possiamo andare indietro e reperire le munizioni del fucile che abbiamo lasciato un attimo indietro, proprio per dubbio e paura che magari ci fossero
le munizioni della pistola e effettivamente occupare troppi spazi, perché abbiamo visto che Chris ha l'inventario molto limitato. Ma comunque siamo a posto. Almeno una volta che abbiamo fatto queste cose qui, abbiamo un po' il via libera per tante altre cose. Là in fondo c'è uno zombie, però possiamo anche andarci dopo, perché in quella stanza lì dobbiamo reperire una mappa. E intanto scendiamo giù per sistemare il nostro inventario nella stanza di salvataggio. E chiaramente tenere l'accendino, perché ci servirà anche al piano di sopra dove è morto Richard, perché c'è una stanzetta dove ci sono delle munizioni della pistola e altre munizioni del fucile. Perfetto. Ok, dai. Bon, qua dentro adesso possiamo accendere il camino e verrà poi una mappa. Questa porta non si potrà aprire perché è chiusa dal sigillo Elmo. Mappa presa. Benissimo, adesso dirigiamoci dove Richard è morto. Sì, lì c'è ancora uno zombie effettivamente da eliminare, però possiamo anche pensarci dopo. Bene. Se non sbaglio aveva anche delle munizioni. Adesso che Rebecca non c'è più, possiamo rubargli le munizioni che ha addosso. Perfetto. Tanto lì cosa gli servono? Poveretto. Qua possiamo accendere le candele con l'accendino, così ci sarà un po' di luce e possiamo indagare in questo armadio. E qua troveremo altre munizioni della pistola. Poi non è ancora finita, spingiamo questo armadio qua. Troveremo uno stanzino e qua sull'interno troviamo delle munizioni. Se non ricordo male, nella versione proprio Director's Cut, proprio quella avanzata, si poteva trovare uno zombie. E anche nel Rebirth, se la memoria non mi inganna. Adesso non possiamo fare nient'altro e andiamo avanti.
Bon, possiamo andare qua dentro, ragazzi, perché incontreremo Forest, o meglio, ciò che rimane di Forest. Qua c'è una piccola chiavettina da reperire che servirà per aprire delle piccole serrature come dei cassetti. E successivamente, attenzione qui, vabbè, l'unica minaccia di questa zona qua sono un po' i corvi, perché questi sono un pochettino cattivelli, bisogna saperli anche evitare. Però non sono aggressivi più di tanto e qua fortunatamente Forest non tende a rialzarsi, per nostra fortuna, ma soltanto nella versione Director's Cut in modalità avanzata e nel Rebirth. Quindi adesso scappiamo via immediatamente. Boh, facciamo il giro perché qua vi ricorderete che c'erano ancora delle porte da sbloccare, compresa la chiave spada. Ecco, e tanti zombie da uccidere. Almeno qua una volta che li ammazziamo. Qua purtroppo c'è la sfiga che tendono a vomitare in maniera ripetuta questi qui e non è semplice eliminarli tutti. Però fortunatamente abbiamo inferto anche due colpi e non è male. Qua si mette un po' male perché questi qua mi stanno facendo un po' di male. Nonostante le ho affettate, avete visto come sono insistenti questi qui. Che roba. È ancora vivo questo. Oh, adesso sono morti definitivamente. Pensavo anche peggio, dai, con l'energia. Questa volta sono stato fortunatissimo. No. Ok. Eh sì, c'è anche. Sarebbe in teoria da sbloccare anche. Oddio. Questo è simpatico. No, mancato. In teoria questa porta è da sbloccare. Entriamo qua dentro perché c'è anche la chiavettina da utilizzare. Perché c'è una scrivania. Prima di tutto ci sono anche le munizioni che a noi interessano. C'è il fucile rotto che sarà da utilizzare nella stanza dove c'è la trappola. Capo sempre nelle munizioni del fucile. E prendiamo anche il fucile rotto. Molto bene, adesso qua dentro possiamo risistemare tutto l'inventario per renderlo comodo a nostro piacimento. Io vi saluto e ci sentiamo alla parte numero 2. Ciao a tutti e grazie.